Ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo tornati per gara 4. Siamo sotto 3-0. Abbiamo potenzialmente 4 partite da vincere. Non dobbiamo fare errori. Non faccio spoiler, questa partita è già stata giocata in live su Twitch. Se volete vederla interamente, link in descrizione, ve lo consiglio, c'è da divertirci. Anche perché sono con il Trevor, che mi dà consigli senza saper giocare, perché non ha mai giocato una partita NBA quest'anno. E mi fa sclerare, come al solito. Sarà anche il gioco a farmi sclerare? Non vi faccio perdere altro tempo, ve lo faccio vedere da voi. Lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e state pronti che tra poco, bene o male che vada questa partita, comincia il MyGM. Tu ringrazia i follow, ringrazia i sub, fai tutto, fai tu lo streamer, io faccio il pro player. Io faccio il pro player. 0-3 sotto. Dai, battilo, vediamo. Da queste cose qua si vede se è una partita buona oppure no. No, ok, perfetto, a posto. Che se è una partita buona di solito lo batte e fa canestro. Devi chiamare più la palla. Questa è una schiacciata. Devi chiamare più palla, devi avere la palla in mano. Fregatene degli schemi. Ascolta il ragionamento. Le prime azioni bisogna testare un po' cosa fanno i tuoi compagni per capire se è una partita in cui i tuoi compagni giocano oppure no, per poi comportarsi di conseguenza nel resto della partita. Guarda come mi difende questo. Ok, primo punto per noi, primo anche per i Sixers, visto che ragazzi... Un bel nome invece che Tyreek Twerk. Chi? Madonna, che intensità di JR Tropeo, let's fucking go! No, avevo tantissimo tiro in movimento qui, dal palleggio. Quindi ero una specie di Steph Curry. Bravo. Warriors. No, attacca. Non hai mai giocato, silenzio. Attaccalo. Vedi, così. Finta e ti va su. No, la chiavetta! Vaffanculo! Non ha che visto. Buono cazzo, 7 a 15. Buono che 8 a 15. Muscala, sei un meme, non sei un giocatore. Guarda, non salta neanche. Oddio, Enson si è tolto, bellissimo. Ogni tanto si tolgono anche i suoi, perfetto. Fammi una prediction. Ti dirò meno 3. Io ti dirò meno 30. Sempre col 3, ma ci metto uno 0 subito dopo. Perfetto, meno 14. 4-0 Bucks. E ce ne andiamo tutti a casa. Benissimo, alla grande. Alla grande, che bello questo videogame. Che gioia che mi regala ogni volta che lo accendo. C'è qui il favorire che te sono super concentrato. Sì, è vero, fa ridere anche a me. Giocare questo gioco ed essere concentrati è una barzelletta. A Di Vincenzo, tra l'altro, best shooter of history of the fucking world, volevo dire. Sweet tasto PS per accendere la play. Sembili, puoi portarmi? Ok, tieni qua. Tira. E questo tira, certo. Mamma mia, che culo. Meno male, cosa doveva fare? Meno male, meno 15. Terzo, Madonna, 4 punti. Ti porto un blocco? Può aver senso? Non lo so, non so più ecco, cosa allargati fare. Allargati e tira. Vabbè, tiriamo anche da qua, sinceramente. Oh, vabbè. Devi tirare, Omo, perché se non ti tiri non ti segni. Forse fare il blocco da bloccante potrebbe essere... adesso ci riproviamo dopo, casomai. Mitico il cecchino. Antetokounmpo 17, 6 su 8 dal campo. 18, ah, perfetto. Antetokounmpo. Suoi, non rompermi i coglioni. Che tiro di merda. Sì, buono. Arrivavi da 3. Meno 14. Pum, dalla punta. Vabbè, il senso è lo stesso. Lui salta e io non posso fare niente lo stesso. Non ti tiri. Lui salta e io non posso fare niente lo stesso. Perché questo gioco ha l'aura attorno ai giocatori. Il difensore salta nell'NBA reale. È morto. Se gli va bene è solo fallo. Se va male il canestro è fallo. Qui salta e ha ragione. Perché non viene battuto. Cioè, capisci? Dai, metto l'Eurostep. Non ragazzi che loro stai però meno 10. Chiamala. Bella questa. No, bella finalmente questa mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta. Meno 10. Proviamo quello di prima che aveva funzionato. Però potevi farmelo entrare lo stesso, che non è che era proprio sto schifo di rilascio. Occasione sprecatissima per il meno 9, considerando che ne avremo
una forse ancora. Ti hai visto? No, dite che decido di perdere. Te la trasto. Sì, è il tuo tiro. Lo sapevo. Ti ha deciso di perdere. Meno 11. Ti ha deciso di perdere. L'impeto voglio quello di squadra. Fuzzino, clutch, 5 punti in fila. Bravissimo. Ma che cazzo te la... Oh, 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 oh. Che faccio una roba figa se devi no, solo litigate. Sei qua solo per rompermi il cazzo, cioè, guarda come che ha scritto questo. Vedi quando per me... No, no, non tocca. No, no. Ma guarda che non posso muoverlo. Ti prego. Guarda con chi gioco. Ma guarda con chi sto giocando. Guarda con chi sto giocando. Guarda con chi sto giocando. Ma guarda con chi sto giocando. Ma guarda che quintetto abbiamo in campo. Bel passaggio del mezzo. Assist. Tutto calcolato. Se sbagliava questo chiudevo il canale proprio direttamente. Non voglio rivedere questa merda di replay. Meno 8. Vabbè. Oh no. Va un po' coglionetto. Oh no. Oh, facciamo le secondo te entro, cioè dopo il parziale quanto ti dà? Più 1 per 0,25 grande. Mi invece ti dico meno 3. Che sarei comunque contento. Intanto meno 10. Meno 8. Ah, dai. Sono lì. C'è solo che bestemmia quella. Nope. Farsi vedere. I Lakers offrono Lonzo, Ingram, la quarta scelta per AD. Che ne pensate? Un po' poco mi pare, no? Kebabaron, scusa, cosa ne pensate di queste finals? È in arrivo un video. La prima non toccarmi mentre tiro i tiri liberi, però. Hai detto una roba intelligente, subito devi contrastare con una cazzata. Ma schiacciare? Aspetta, sai che stavo prendendo le due e non corre questo gioco, capisci? Perché ti ha fatto male due. No, ha fatto male. Eccola qua, finita. 4-0, tutti a casa. Bravi ragazzi. Gio Pesci. Cioè, ma guarda, ma non esiste una roba del genere. Ma sono passato attraverso le braccia di quell'altro. Dopo portamelo ballando questo drain. Posso giocare? No, la finisco io almeno. Dove va a marcare attento cupo lasciando Brogdon da solo? E no, lo rivediamo, visto che è l'ultima partita dell'anno. Ce le rivediamo tutte queste merde qua, che sti cazzo di sviluppatori di merda hanno fatto. Qua. Dove vai? Che ha 40 e tiro da 3 punti. Birbante, grazie per il follow. Non capisco questi nickname. Guarda. Allora dove va per lasciare Brogdon, che avrà 80 e tiro aperto da 3 punti. Dai, non scherziamo. Vediamo che il giocatore non te l'ha fatto proprio. Benissimo. Magari fosse quella la colpa. Magari. Sei un po' stanco comunque. Magari. Palla dentro Kumpo, io mi avvicino alla palla, guarda Fultz, guarda Embiid. Era anche Nolli però comunque. Sì. Oh, sono riuscito a partire nonostante una finta. Oh, incredibile, grande. Cioè, nonostante l'avesse saltato. Vabbè, stat paddiamo come se non ci fosse un domani. Vabbè. Adesso ci rivediamo tutte le difese ignobili, tutte. Stiamo in live fino alle 4 di mattina a vedercele tutte. Simos, non tagliare, eh. Sì, ma se non te ne parli. Why are we still here? Just to suffer. Every night. I
can feel my leg and my arm. Qua che sta la musichetta The Sound of Darkness, The Sound of Silence, dei, coso Simon and Garfunkel. Ecco. Meritato, perché per l'amor di Dio meritato, Però 310 assist, 4 rimbalzi, vabbè, insomma, solita partita in ufficio per Gerard Tropeo, direi. Tutto. Ok, quindi, no, vediamo le statistiche per curiosità. 49-9, 17 su 25 dal campo. Quanto abbiamo detto? 64% di media nella serie in 4 partite. Ciao Enrico! Veramente ottimo. Ci siamo divertiti, come sempre, è stato bello giocare a questo videogame. Beh, almeno, perlomeno abbiamo perso contro la squadra che ha vinto il titolo, ovvero i Milwaukee Bucks. Milwaukee ha perso 3 partite in tutti i playoff contro di noi. Ah no,